Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi proviamo l'Audi 4 o 90 IMSA sul circuito di Outland Park, che non è proprio l'auto, è il circuito per questa auto. E questo video lo voglio dedicare a Carlo X, mio carissimo amico, adesso che mi ha consigliato Fabri, fammi delle prove su auto da peli sullo stomaco. E quindi siamo qui ad accontentarlo nella speranza che questo video possa piacere a lui ma anche a tutti voi. Quindi occhio alle gomme fredde ragazzi, proviamo un paio di giri. Quest'auto l'ho già provata su altri circuiti e con il force feedback customizzato del nostro amico Vincenzo Nixos 1, 2 e 3, francamente sentire in accelerazione il vuoto sullo sterzo per la potenza è un qualcosa di veramente eccezionale, e il rombo del motore è un qualcosa di veramente fantastico ragazzi. Sono costretto a bloccare le ruote e ad anticipare tantissimo, è una macchina su Project Cars 2 davvero brutale, e una cosa che è molto interessante e secondo me è fatta veramente bene in questo gioco con quest'auto è quei pochi secondi di vuoto tra l'acceleratore, eccolo qua, sono quei pochi secondi di vuoto tra l'accelerazione e l'attivazione del turbo, è qualcosa di incredibile. Poi sulle scalate ragazzi, e le accelerazioni è veramente brutale, è talmente potente che sottosterza da sola sta auto, cioè bisogna guidarla veramente con le pinze. E se mi permetto di sfrizionare, mamma mia, poi sto circuito tutto pieno di avvallamenti, il che mi piace tantissimo perché comunque l'irregolarità del circuito rende un po' la guida random. Però, che bloccaggio ragazzi, mamma mia, vabbè, inevitabile, inevitabile. Vabbè. Proviamo a riavviare perché, mamma mia, che botta. Ok ragazzi, io non so se riuscite ad apprezzare le correzioni che devo fare comunque con il volante per controllare questo mostro da 720 cavalli, se non sbaglio. Adesso sono rientrato ai box perché ho preso una botta micidiale come avete visto, quindi ho di nuovo le gomme fredde, ma mi piace tantissimo questa auto, soprattutto su Project Cars 2, per una semplice ragione, perché è difficile da controllare. Io ho testato una mod su Assetto Corsa e anche come contenuto ufficiale su Raceroom. Adesso io non voglio alimentare polemiche o altro, però quest'auto secondo me a livello di comportamento e di divertimento è superiore su Project Cars 2, senza ombra di dubbio, perché proprio il divertimento sta proprio nel controllare sta macchina, sto mostro. Invece su Raceroom e su Assetto Corsa, malgrado sia una mod che quindi non è perfetta e quindi non è paragonabile visto che non è un contenuto ufficiale, devo dire che qui su Project Cars 2 c'è molto instabile, si sente che la potenza ti porta a una giustificata, un giustificato sottosterzo che perde aderenza e quindi va via, che invece su Raceroom e su Assetto Corsa non si ritrova perché è un'auto che si controlla tranquillamente pur essendo difficile. Poi questo vuoto di accelerazione tra l'attivazione del turbo e l'accelerazione, cioè l'azione che si ha sul pedale dell'acceleratore, non si ha, non è. E per questo tipo di auto credo che Project Cars 2, dunque Sly di Mali Studio, l'abbiano riprodotta davvero bene, abbastanza fedele. Ora, forse l'unica cosa che posso recriminare, mentre intanto io vado sempre fuori pista, è sicuramente l'audio. Adesso l'audio non lo so, dovrei fare vedere un video che troverò sicuramente sul tubo.
mi sembra che gridi un po' troppo, non lo so, è una sensazione personale, ragazzi, non lo so. Però la sensazione di guida, alla guida, questa totale assenza di pieno controllo dell'auto, soprattutto quando si vuole guidare aggressivamente, quando si vuole sfruttare tutti questi cavalli, si sente che oddio come faccio a tenerlo, oddio come freno, oddio sono in ritardo, mentre il motore ti ricorda che oh vedi che stai scalando, però i giri vanno su, con questo sfarfallio del turbo è una goduria pazzesca. Quindi Carlo, spero che tu apprezzi questo video, perché insomma sto sudando per tenerla sta macchina in pista, quest'auto da pelo sullo stomaco, e mi sa che mi fermo qua ragazzi perché è un disastro, però vi assicuro che è veramente divertente come auto, per chi ha voglia di lottare per tenerla in pista, per magari fare un tempo, e non oso immaginare in gara. È in gara ragazzi, è in gara, lo vediamo subito, brandacci Indy, 5 giri rapidi insieme a voi, stessa classe, guarda qua com'è. Senti che rombo, mamma mia ragazzi, dei mostri. Per guardare dietro, proviamo a conquistare un po' di posizioni senza qualifiche, partito nono forse. Allora, siccome sovrasterza, se accelero bisogna lasciare l'acceleratore, semplice, no? Senti come apre, mamma mia, è in scia. Ragazzi è tosta, eh. Carlo, questa la devi provare, guarda. Questa la devi provare, questa combo. Mamma mia. Non puoi sbagliare, eh. Su Project Cars 2 impossibile sbagliare. Appena perdi una posizione. Proviamo all'interno. Acceleriamo. Cioè devi lottare e con gli avversari e con la macchina. Guarda qua. E questa possibile, raga. Guarda qua, un attimo di distrazione, ragazzi. Dai, che non è persa. Mamma mia. Stavolta ho anticipato bene, vediamo se riusciamo a uscire un po' più veloci. Vai. Proviamo a anticipare. Toccatina, non si fa Fabri. Interno. Mamma mia, guarda che correzioni, ragazzi. Cioè, se mi azzardo a premere
l'acceleratore in modo violento non mi perdona, va via. Metti qua, guarda. Comunque ragazzi, sta sensazione di vuoto quando si accelera è una cosa... Ne aumenta il coinvolgimento e dovrei testarlo in realtà virtuale con il casco HTC Vive per vedere, perché a schermo onestamente è molto bello, però dovrebbe essere un qualcosa di spettacolare. Ragazzi, era giusto una gara per farvi vedere. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, spero che questo piccolo test vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento per dirmi cosa ne pensate, se avete testato questa combo. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ricordatevi di attivare la campanellina per essere avvertiti quando carico un video. Se il video vi è piaciuto, un pollicino in su come di consueto. Io vi ringrazio tantissimo, alla prossima da Fabrizio, è tutto, ciao!